Benvenuti a We Are FMI, la rubrica di informazione sulle attività della Federazione Motociclistica Italiana. Apriamo questa edizione con un doveroso, affettuoso e sentito tributo a Fausto Gresini, che ci ha lasciato in questi giorni dopo una lunga e estenuante battaglia contro il Covid. Fausto è stato un grande pilota, un grande team manager, un uomo di grande valore, impegnato a portare avanti i valori del motociclismo assieme anche alla Federazione Motociclistica Italiana nell'aiutare i giovani talenti a crescere nel modo giusto, seguendo il suo esempio. Ovviamente noi tutti ci uniamo al dolore della famiglia e tutti quanti noi abbiamo perso una grande persona che con la sua vita ha tracciato una strada ben precisa nel mondo delle due ruote, e a noi ora il compito di seguire quell'esempio. Questo tributo è per te. Ciao Fausto. Fa parte un po' della passione anche che respiriamo e di ciò che siamo fatti noi, che appunto abbiamo vissuto sempre di moto, quindi è bello continuare così. L'impegno nasce intanto dalla mia passione sfrenata per le moto e anche nel volere dare un contributo al campionato italiano e ai ragazzini per cercare di farli crescere, quindi creare un vivaio giovani e aiutare questi ragazzi a sognare, a continuare a sognare e andare avanti con le proprie passioni, cercando di fare nel migliore dei modi, dandogli un sistema di lavoro anche giusto, corretto, per poi se lo ritroveranno domani come valore aggiunto. Forza ragazzi! La passione per il mondo delle due ruote, punto di riferimento da sempre di tutta la vita di Fausto Gresini, è centro nevralgico anche dell'attività della Federazione Motociclistica Italiana. E allora ci sono importanti novità legate strettamente all'attualità. E per parlarne in modo approfondito abbiamo l'opportunità di avere in collegamento con noi il presidente della Federazione Motociclistica Italiana, l'avvocato Giovanni Copioli. E allora, presidente, grazie di essere qui con noi e benvenuto a We Are FMI. Grazie a voi dell'ospitalità, è sempre un piacere. Prosegue la politica di investimento della Federazione Motociclistica Italiana a favore del sostegno dell'attività sportiva di base e quindi dopo l'importante investimento a sostegno dei motoclub, dei tesserati erogati per l'attività 2021 a pari a circa 2 milioni di euro, ancora una volta la Federazione si è impegnata in questo senso e infatti nell'ultimo Consiglio federale FMI dello scorso 12 febbraio è stato deciso di stanziare un ulteriore importo a sostegno dell'attività sportiva dei giovanissimi e delle donne per tutto il 2021. Sì, effettivamente fa seguito un po' anche l'intervento che avevamo fatto nel 2020, che poi si traduce i suoi effetti anche nel 2021. Hai parlato di quindi intervento di 2 milioni di euro che era in favore dei motoclub e ancora in favore dei motoclub per la riaffiliazione fino alla fine di febbraio, sia per anche tutti i licenziati per gli impianti, per le manifestazioni che si erano svolte appunto nel 2020. E quindi diciamo che questo ultimo intervento che abbiamo deciso in Consiglio federale è un ulteriore sostegno all'attività di base, con particolare attenzione al mondo giovanile e al mondo femminile. E cioè sostanzialmente tutti i licenziati fino agli under 17 e tutte le donne senza limitazione di età
avranno, grazie anche in parte a un contributo integrativo che ci aveva messo a disposizione Sport e Salute, avranno un bonus, un voucher, chiamiamolo così, di 150 euro. Questo per chi? Per tutti, appunto, gli under 17 e le donne che siano vecchi licenziati o nuovi licenziati, ma che faranno la licenza quest'anno, quindi una prima tranche entro il 31 di marzo, corrisponderemo questo bonus a partire dai primi di aprile. Quelli che la faranno dopo, dal primo di aprile fino al 30 di giugno, riceveranno questo contributo a partire dai primi giorni del mese di luglio. Questo intanto per frazionare un po', ma il contributo rimarrà sempre unico di 150 euro per entrambe, diciamo, le fasce di questo periodo che andiamo ad interessare. E quindi come funzionerà? Noi non faremo altro che verificare dove sono, in quali motoclub sono licenziati queste due categorie, chiamiamole così. Daremo quindi un contributo di pari importo ai motoclub, e i motoclub lo riverseranno e lo rigireranno ai loro licenziati, e servirà appunto per fare attività di base, per pagare in parte la licenza, anche se appunto quelli che, sia i nuovi che i vecchi, hanno già la licenza, ma comunque potranno usufruire e recuperare il costo della licenza da questo, oppure utilizzarlo per iscriversi a delle gare. Insomma, la finalità è quella di appunto cercare di stimolare e favorire l'attività giovanile e l'attività femminile, così come avevamo già messo anche in programma, e credo che questo sia un altro intervento molto concreto, cioè qui parliamo veramente di concretezza e non di promesse, ma è già stato stanziato e sarà operativo appunto a partire dai primi d'aprile per tutti quelli che faranno la licenza appunto fino al 31 di marzo, e poi a seguire gli altri. Per quanto riguarda le donne non c'è un limite d'età, e questo ancora una volta sottolinea l'impegno della Federazione Motociclistica Italiana a favore del motociclismo al femminile. Sì, effettivamente già da un paio d'anni che abbiamo istituito la commissione femminile, crediamo molto in questo mondo, questo è un ulteriore incentivo. Abbiamo già fatto degli stage dedicati all'enduro al femminile, il primo si è svolto a Città di Castello con oltre 50 partecipanti a questo interessante corso che si è tenuto, adesso se ne terranno degli altri, cercheremo di fare tanti progetti per l'attività femminile, investendo magari anche altre risorse, sia diciamo tecnico-umane ma anche economiche, quindi proprio per cercare di dare tutta l'attenzione che merita a questo mondo. Un altro argomento che vogliamo affrontare è quello dell'organizzazione, perché proprio l'organizzazione sta alla base della gestione delle attività della Federazione Motociclistica Italiana. E allora, proprio nello scorso Consiglio federale di metà febbraio, è stata definita la nuova struttura federale nazionale. Esatto, la struttura della nostra federazione è molto, molto complessa, abbastanza articolata, diciamo così, perché abbiamo tantissime discipline. Come dico sempre, non abbiamo solo una specialità, ma ne abbiamo circa 23. E poi dobbiamo considerare anche altre, diciamo così, impostazioni federali che riguardano altri tipi di commissioni che non sono prettamente sportive, come il registro storico, il turismo, l'educazione stradale, commissione sicurezza, l'ambiente, insomma ci sono tante attività che facciamo. Nel primo Consiglio federale che avevamo tenuto un paio di mesi fa, avevamo nominato comunque i coordinatori di questi comitati, di queste commissioni, e cioè coloro che sono al vertice e che hanno la responsabilità di guidare queste commissioni. Ma è altrettanto vero che poi questi coordinatori, questi presidenti di commissione, eccetera, dovevano poi nominare e suggerire al Consiglio federale la composizione di ogni singolo comitato, di ogni singola commissione. Così è stato fatto, in questi due mesi abbiamo lavorato per cercare appunto di accogliere tutte quelle che sono le richieste dei vari coordinatori, abbiamo modulato un po' queste commissioni e adesso siamo usciti appunto con l'organigramma che ormai si deve ritenere completato, in modo da poter lavorare in tutti gli ambiti con la massima, diciamo, attenzione, ma soprattutto col massimo impegno, perché ci aspetta un anno che ancora si presenta abbastanza complicato, diciamo così, però insomma noi come al solito ce la mettiamo tutta per cercare di affrontarlo nel migliore dei modi. Eh sì, Presidente, ha ragione, del resto l'FMI è una grande famiglia che cresce.
E c'è un claim bellissimo con il quale la federazione promuove la campagna di tesseramento sui social, che è "Coloriamo l'Italia con la nostra passione", ovvero l'invito ad entrare a far parte della famiglia FMI anche online. Sicuramente sì, questa è la novità di quest'anno, tra le altre comunque che abbiamo messo in campo. Vuole servire ad agevolare i motoclub, anche metterli, i nostri motoclub, sullo stesso piano del Motoclub Italia, che fino all'anno scorso era l'unico che aveva la possibilità di fare il tesseramento online. Qui cerchiamo appunto di dare lo stesso strumento, abbiamo cercato di dare lo stesso strumento a tutti i nostri motoclub per facilitare il tesseramento anche per coloro che magari non hanno un rapporto diretto, ma che poi possono instaurare un rapporto diretto quando per caso decidono non solo di accontentarsi della tessera digitale, ma magari anche di avere il famoso plastichino, quest'anno bello come non mai, secondo me è studiato e disegnato da Aldo Drudi, che ha ripreso un po' i nostri marchi storici, e credo che sia un ottimo biglietto da visita, tra virgolette. Questo ovviamente ci sta dando soddisfazione, perché giusto per dare qualche numero, i motoclub che si sono riaffiliati complessivamente in questo momento dell'anno sono 1680 circa, quindi un numero veramente importante rispetto ai 1746 che l'anno scorso abbiamo raggiunto a fine anno. Quindi diciamo che il trend anche in questo momento difficile è comunque è in netta crescita, così come anche il numero dei tesserati è più alto rispetto a quello dell'anno scorso giorno su giorno. Non parliamo soprattutto poi dei licenziati, anche i licenziati abbiamo fatto circa 4.000 licenze in più in questo momento rispetto all'anno scorso, meno tessere sport, perché molti hanno optato per fare la licenza piuttosto che la tessera sport, perché gli dà la possibilità anche di fare qualche gara. Ma i motoclub, tornando al ragionamento dell'online, che hanno aderito al tesseramento online sono ormai 200, e credo che questa sia un'ulteriore dimostrazione del fatto che questo progetto sicuramente è valido, e la pubblicità che stiamo facendo sull'Italia con i vari pallini che stanno a significare il posizionamento dei motoclub vede il nostro stivale pressoché completo ormai, insomma, e quindi ancora sicuramente ci saranno tanti motoclub che si potranno e dovranno riaffiliare, però insomma vediamo che c'è tanta partecipazione anche di tanti motoclub nuovi che sono nati quest'anno, e questo è un altro dato abbastanza interessante in un momento così un po' complicato. Ed in effetti è così, e inoltre sono tanti i vantaggi legati al tesseramento alla Federazione Motociclistica Italiana. Ma sicuramente la tessera comunque ha dei contenuti, direi, abbastanza importanti, a cominciare semplicemente dal fatto che col tesseramento e poi l'accesso appunto a poter fare licenze, fare attività agonistica, eccetera. Lo stesso registro storico che ti consente di iscrivere una moto a registro storico al compimento del 20° anno, e poi un viatico per andare a fare veramente quella polizza assicurativa per quanto riguarda in particolare il comparto delle moto storiche, veramente veramente vantaggiosa. Parliamo di 90 euro e di 110 euro secondo che sia nord, sud o centro, però a questi costi veramente una polizza più che interessante, insomma, e i numeri che abbiamo fatto lo dimostrano, perché ormai abbiamo oltrepassato le 15.000 polizze nell'arco di un anno e mezzo, quasi due direi ormai, da quando abbiamo proposto questa polizza. Questo è un dato interessante, ma anche la polizza moto moderne, che in passato non ci aveva dato soddisfazione, perché parlavamo di onestamente di poche decine di polizze staccate. I dati che abbiamo avuto pochi giorni fa, in questi 8-9 mesi di attività, parlano di quasi 900 polizze moderne, per moto moderne emesse. Questo perché? Perché comunque, al di là di quello che può essere un preventivo fatto sul nostro sito, eccetera, consigliamo a tutti di andare in agenzia, perché poi comunque di fronte all'agente dell'Unipol, in quel caso si possono spuntare veramente dei prezzi interessanti. Io ho avuto modo di parlare direttamente anche con qualche nostro tesserato che aveva delle difficoltà. L'altro giorno c'era una testimonianza di un ragazzo che prima spendeva oltre 1.000 euro, se l'è cavata con 360 euro, 370 euro. Credo che quindi sia qualcosa anche questo di concreto e di tangibile. Ovviamente poi magari non può valere per tutti, dipende dalla classe di merito, da alcune varianti
variabili. Però il consiglio è quello di non fermarsi al preventivatore, ma di andare in agenzia e andare a fare proprio un preventivo di persona, perché molte volte si rivela veramente vantaggioso. C'è un altro momento significativo che riguarda la vita della Federazione Motociclistica Italiana, ovvero l'elezione dei nuovi comitati regionali. Ma sì, infatti partiamo proprio nei prossimi giorni con tutte le assemblee regionali che si scaglioneranno fino quasi a fine marzo, poco oltre la metà di marzo, perché appunto il rinnovo quadriennale dei comitati regionali appunto avviene attraverso l'elezione dei presidenti dei comitati regionali e dei consigli regionali. È un momento importantissimo perché ovviamente in molti casi sarà una riconferma, perché ci sono alcune regioni che hanno un candidato unico, ma ci sono altre regioni invece che hanno il doppio candidato, addirittura, se non ricordo male, in Sardegna sono addirittura tre i candidati alla presidenza. Però questo è un momento di confronto, un momento che poi solitamente porta nuove energie, porta sicuramente la volontà di impegnarsi ancora di più, e sappiamo quanto sia importante il comitato regionale nell'esplicazione di quella che è la messa a terra sul territorio di tutte le attività che magari vengono pensate e proposte dalla federazione centrale, diciamo così, ma senza i comitati regionali e soprattutto senza i motoclub che i tesserati, i licenziati che poi fanno l'attività, potrebbero rimanere lettera morta. Quindi è importantissimo l'impegno dei comitati, dei presidenti dei comitati regionali e via via anche di tutta la struttura che abbiamo un po' su tutto il territorio nazionale, così capillare per poter raggiungere un po' dappertutto, ovunque, quelle che sono le nostre declinazioni della passione che tutti abbiamo per il motociclismo. Grazie Presidente per la disponibilità di essere stato qui con noi a We Are FMI. Grazie Daniela, grazie a voi tutti e in bocca al lupo a tutti per questa stagione. La mission della Federazione Motociclistica Italiana è quella di permettere alla passione per il mondo delle due ruote di potersi esprimere al meglio, e questo avviene anche attraverso la formazione, come ad esempio i corsi di guida, ma non solo, avviene anche attraverso una serie di informazioni che aiutano a gestire al meglio le attività legate alla Federazione Motociclistica Italiana, come ad esempio la gestione fiscale dell'ASD, che è stato il tema dell'ultimo webinar di metà febbraio. Un webinar molto seguito con oltre 400 motoclub partecipanti e interessati agli argomenti trattati, organizzati dalla Commissione Formazione FMI con l'obiettivo di fornire ai dirigenti le conoscenze di base sulle principali norme fiscali necessarie per gestire i motoclub in modo conforme alle normative di legge. In collegamento erano presenti il presidente dell'FMI Giovanni Copioli, il vicepresidente della federazione Rocco Lopardo e il consulente FMI esperto in materia fiscale Marco Perciballi, che ha trattato l'argomento della gestione fiscale delle associazioni sportive dilettantistiche e delle collaborazioni sportive. Come ha sottolineato nel suo intervento iniziale il vicepresidente della Federazione Motociclistica Italiana Rocco Lopardo, questo appuntamento è solo il primo di una serie che hanno proprio lo scopo di creare un flusso informativo e anche un rapporto diretto. Questo è solo uno dei primi appuntamenti che la Federazione ha in serbo per la stagione 2021, ma comunque per il prossimo quadriennio la formazione sarà un elemento centrale. C'è un grosso investimento, c'è la consapevolezza che è un elemento sulla quale investire. Quindi questo è solo il primo di una serie di webinar che metteremo a disposizione di tutti voi per accompagnarvi in questo percorso, per accompagnarvi, per facilitarvi quello che è il compito dell'associazionismo, comunque degli obiettivi sportivi che ognuno di voi si è dato. Fin dall'inizio sono state date indicazioni di base, come ad esempio la distinzione degli organismi sportivi. In Italia essenzialmente sono tre, sono le associazioni sportive non riconosciute, che sono la stragrande maggioranza, le associazioni sportive riconosciute e le società sportive di capitale. Queste a loro volta nell'ordinamento sportivo sono divise in due grandi gruppi, che sono le società sportive dilettantistiche e le società sportive professionistiche. Qui dobbiamo fare subito un primo distinguo. Attenzione sulla terminologia professionista. In realtà la maggior parte, la stragrande maggioranza
delle associazioni e società sportive sono dilettantistiche. Infatti il professionismo, per effetto della legge 91 dell'81, in realtà viene sancito all'interno degli statuti delle federazioni e viene da queste regolamentate. Attualmente le federazioni che prevedono lo sport professionistico sono soltanto il golf, il calcio, la pallacanestro e il ciclismo. Tutte le altre federazioni non prevedono lo sport professionistico. Diciamo, cerchiamo sempre di non confondere la professionalità dal professionismo sportivo, che sono due cose distinte. Questo, ecco, è fondamentale capire che, ad esempio, nel caso del motociclismo, lo sport, diciamo, del motociclismo in Italia è esclusivamente dilettantistico. Fatta questa premessa, il consulente FMI, esperto in materia fiscale, Marco Percivalli, ha proseguito nel percorso informativo con estrema chiarezza, spiegando e specificando in modo semplice ma esaustivo, punto per punto, le principali norme fiscali necessarie per gestire i motoclub secondo le normative di legge. E alla fine poi c'è stato spazio per le domande di rete. Ancora una volta il consulente FMI, esperto in materia fiscale, lo ricordiamo, Marco Percivalli, ha risposto in maniera chiara e con grande disponibilità. E siamo arrivati al termine anche di questa puntata di We Are FMI, ma prima di congedarci vogliamo dedicare un pensiero a Fiammetta Laguidara, anche lei purtroppo scomparsa il 23 febbraio come Fausto Gresini. Lei è giornalista da sempre impegnata nel mondo dei motori, voce inconfondibile e preparatissima di tantissime telecronache. Ovviamente tutti quanti noi ci uniamo al dolore della sua famiglia, dei suoi cari in questo momento davvero terribile. In conclusione, come di consueto, io vi ricordo di consultare regolarmente le pagine social della federazione e il sito www.federmoto.it per essere sempre aggiornati e informati su tutte le attività della Federazione Motociclistica Italiana.